Carissimi, buongiorno. Oggi vi parlo delle belle sale espositive del piano superiore del centro culturale La Fabbrica e lo faccio anche con un po' di emozione. Sì, perché una parte almeno della nostra bella struttura riparte, con le dovute cautele e nel pieno rispetto delle normative vigenti, ma finalmente riparte. Dal 19 giugno queste sale torneranno ad ospitare mostre di artisti del nostro territorio, che continuano a scendere la fabbrica per presentare il frutto del loro lavoro creativo. Il Comune di Villa Bonsola è ben lieto ed onorato di mettere a disposizione gli spazi espositivi e di accogliere eventi che testimoniano la ricchezza del tessuto artistico e culturale bonsolano. La prima mostra sarà del pittore domese, ma salentino di origine, Salvatore Dell'Angolo, e si intitolerà Immagini interiori della natura. Spunti e riflessioni in immagini in cui l'uso sapiente della sua pittura d'olio trasmette la viva emozione del paesaggio, ora del mare salentino e ora delle montagne bonsolane. A questa mostra farà seguito poi, il 10 luglio, un'altra del pittore alzaschino Giulia Dobbati, di cui poi ve lo racconteremo in seguito. L'invito è ovviamente quello di visitare, in modo previsto dai nomi di sicurezza, le nostre mostre, occasioni importanti per ritrovare nell'arte un recupero morale e spirituale dopo tanti momenti difficili. Stiamo valutando pure anche la possibilità di altri eventi, presentazioni di libri, conferenze, che potrebbero trovare qui nei piani alti della fabbrica dei possibili luoghi di incontro, ma di questo vi dirò poi in seguito. Per ora vi aspettiamo perché la cultura è un elemento vitale del nostro essere. E riavvicinarsi almeno in parte alla fabbrica è un segno fondamentale per tutti voi e per l'amministrazione che